cresciuti da un punto di vista tecnico, tattico, ma quello che mi è piaciuto di più è la loro crescita da un punto di vista proprio umano e comportamentale e caratteriale. Ma sono veramente orgoglioso del lavoro che ho fatto con la loro. È stato modesto perché quest'anno lui ha fatto un lavoro proprio grandissimo. Dispiace solo ragazzi per voi, perché aver fatto 60 punti, Lanciano 68, Ripa 61 e voi 60, avendo perso solo due partite con il Lanciano, non vi siete giocati il secondo punto. Di un gruppo che si è allenato costantemente. Ma Davide, che... adesso diamo la parola. Che dobbiamo fare? Che faccio di piatto? Cosa ti incappiamo? Te lo ricordi, presidente, come iniziare questa avventura? 10 bambini, un pallone e tanti di loro. Qualcuno di noi è arrivato su quel campo quasi ancora con il ciuccio in bocca. E tu ci hai aiutato a crescere. Qualcuno di noi è arrivato da destra da facendo e tu hai saputo accoglierci. Hai sorriso con noi, esultato con noi, ti sei arrabbiato con noi, ci hai rimproverato quando era necessario e un minuto dopo ci hai aiutato ad allacciare le scarpe. Hai saputo contornarti di mister e collaboratori affidabili e preparati. Hai saputo fare il presidente. Con professionalità e dedizione hai reso questa scuola calcio la bella realtà che oggi e che ci auguriamo sarà per i prossimi anni. Difendere, a noi non le appendiamo le scarpette al chiodo, una passione deve toglierti il sonno di notte e regalarti il più bel sorriso di giorno. Buona continuazione, presidente, i tuoi ragazzi. Un presidente, c'è solo un presidente, un presidente, c'è solo un presidente, un presidente, c'è solo un presidente, un presidente, c'è solo un presidente. Lo so, però qua devo fare i conti pure con mia moglie e mio lavoro. Ma che cazzo è tutto il presidente? Ma guarda se... Ma cavaliere! Grazie di cuore, presidente, e tuoi ragazzi e giovanissimi. Grazie. Io la penso sempre, cioè perlomeno il mio pensiero a Castelbrendano è stato sempre così, cioè non è, noi abbiamo cercato di creare sempre dei mister che almeno dal piano umano potevano dare molto e poi anche tecnico ovviamente, e penso che in questi anni insomma si è fatto, ci si è riusciti abbastanza. L'unica cosa che penso è che, lo dico anche a loro, non è che se manca un mister Castelfrendano non gioca più a calcio, a scuola calcio non si fa più
o forse manca un presidente, o manca un dirigente, o manca qualcuno, non si giochi più a calcio. Cioè a calcio si gioca sempre, perché cioè, chiunque può fare o faccia un lavoro dirigenziale o di società, cioè, ha l'opportunità di giocare. L'unica cosa che dovete capire, ovvio che vi dovete trovare bene in un ambiente, però la vostra cosa più bella, diciamo, è quella di poter giocare e divertirvi e crescere su un campo di calcio. Se avviene a Castelfrentano noi siamo contentissimi, se no l'importante è che giocate, questo è. Quindi grazie a voi. La parola al sindaco, al vicepresidente. Allora, il vicepresidente. Cristian.